Chi si nasconde qui? Hi. Mercoledì! Questo look non va bene. Un po' di tessuto. Unisci le metà. Perfetto! Fai una gonna. Meravigliosa! Yes. Cucci le maniche in tessuto e pizzo. Good. Il rubino completa il look. Mercoledì è incredibilmente ricca. Scopriamo com'è la sua vita. Come on in. Il concerto rock sta per iniziare, ma il palco è vuoto. Perché non si esibisce nessuno? Mm-hmm. Non lo so, forse c'è un ritardo. Oh, brutte notizie! Il nostro chitarrista è malato! Vado dietro le quinte. Hi there. Oh, mi sento malissimo! Non posso suonare! Cosa facciamo adesso? Oh. I fan non sono ammessi qui. Stop. Posso esibirmi con voi? Suono il violoncello. Let's go! Il talento di Mercoledì ha salvato la performance. Il pubblico è entusiasta. Il concerto rock è stato un successo. Il cartone tornerà utile. Taglialo a listarelle. Incolla tutto. Crea una struttura. Posso avere un pezzo di cartone specchiato? Grazie. Taglia la lama. Ci siamo quasi! Dipingi con l'acrilico. Sembra vero oro! La nostra ghigliottina è pronta! Wow, che paura! Mercoledì si presenta con un mazzo di bellissime rose. Ew. È troppo carino! Ciao! Mercoledì, perché hai buttato via il bouquet? Ha un profumo troppo dolce! Ho una soluzione, torno subito. Ecco tesoro, è la ghigliottina che hai fatto da bambina. Taglio i boccioli e rimangono solo dei graziosi steli. Adesso mi piacciono questi fiori. È un bellissimo bouquet. Dove sono? Ehi, hai un ruolo importante, non andare via. Prendi la sabbia cinetica. Che tessuto soffice e luminoso! Un maglione carino. Non c'è più tessuto per la gonna. È per me? Mm. Wow. Aggiungi le toppe. Dobbiamo sporcarti un po'. Enid non è ricca. Sorry. Le ragazze stanno per arrivare. Decorerò la stanza con delle ghirlande. Beh, va un po' meglio. Anche una bella pulita. Sembra che sia tutto pronto. Yeah, siete venute! Presto ci sarà la luna piena. Mettete i cerchietti. I lupi mannari hanno cominciato a ululare. Una parte importante della tradizione è la danza lunare. Ragazze, ripetete dopo di me. Anche se al verde, Enid è popolare. Un foglio bianco. Cominciamo con i modelli. Prendi del tessuto rosa. Morbido. I nostri dettagli sono pronti. Che tipo di animale è questo? Riempi l'animale. Attacca le ali d'argento. Attorciglia lo scovolino. Ha un corno. Disegna un musetto. Sporcalo un po'. Il nostro cuscino avvolgente è pronto. Cosa c'è di interessante oggi? Oh, cos'è? È un cuscino! Lo porto con me. Enid ha portato a casa il suo cuscino.
Oh, è morbidissimo! Ah, i miei colori preferiti! A Enid piace molto questo unicorno, ma c'è qualcosa che non va nel cuscino. Disegna uno schizzo sul polistirolo. Ritaglia la figura. Perfetto! Ciao, Scorpione! Sembra proprio vero! Incollalo alla lapide. Crea un piedistallo. Il nero è il colore preferito di Mercoledì. Decora con la colla a caldo. Fai un monumento. Una magnifica lapide in memoria di Nerone. Mercoledì ha recentemente risolto un crimine. Mercoledì, come sei riuscita a risolvere il caso? Io non faccio interviste. No. Solo un paio di domande. Come hai fatto a catturare il criminale? Oh, questi giornalisti ossessivi arriveranno presto. Li spaventerò. Dov'è Mercoledì? Oh, è così inquietante qui. C'è uno scorpione! Il piano di Mercoledì ha funzionato! Guarda quante cose! Sbarazzati del coperchio. Prepariamo il tappetino. È un fondo. Metti il coperchio. Aggiungi uno spruzzino. Attacca i dettagli. Il nostro rimedio contro le pulci è pronto. Speriamo che sia efficace. Enid sta dormendo profondamente nel letto. Ah, ci sono le pulci nel cuscino! Oh, che prurito! Ho bisogno di aria fresca! Oh, che sollievo! Cosa stai facendo? Le pulci. Ho un rimedio speciale. Yeah. Un rimedio contro le pulci? Un paio di spruzzi. Ecco fatto. Oh, quel terribile prurito è finalmente passato. Ah, tienilo. Grazie. Goodbye. Enid l'ha spruzzato per l'intera stanza. Scegliamo il materiale. Questo cartoncino tornerà utile. Prendi una cordina d'oro. Un vero pezzo d'oro. Attacca le gambe. Ottimo supporto. Velluto rosso. Decora con le nappe. Il cuscino di Manu è pronto. Oh, Manu ama i gioielli. Mercoledì non riesce a trovare i suoi gioielli. Oh, dove sono finiti? Forse qui? Oh, niente. Sembra che i miei gioielli siano qui. Hello. Vieni qui, burlone. Manu cerca di scappare da Mercoledì, ma rimane intrappolato nei gioielli. Preso. Aiutami a scegliere dei gioielli. Sei un professionista. Please. Oh, è troppo. Manu ha esagerato. Prendi una striscia di cartone. Avvolgilo nella carta. Uno schermo. Questo computer viene fornito con tastiera e mouse. Lavora con il pennello. Il nostro PC è molto vecchio, ma funziona ancora. Gli studenti di Nevermore si rilassano in cortile. Tutti sono dipendenti dai gadget. Prendo anche il mio. Enid ha portato il suo vecchio computer. Enid, dove l'hai preso? Oh, aspetta un attimo, è vintage! Wow! Beh, adesso non ho più un computer. Aspetta un attimo. Ecco un portatile nuovo. Wow!
Oh, grazie, Mercoledì! Non potevo lasciarti nei guai. Il tappo tornerà utile. Togli il cappuccio. Dipingi il supporto di nero. Uccellino, possiamo prendere questo. Oro. Decora con una catenella d'oro. Una targhetta con le iniziali della vincitrice. Il premio letterario è pronto. Mercoledì ha pubblicato il suo romanzo. Lanciamolo! Oh, è così eccitante! Vi presento la nostra talentuosa Mercoledì Adams! Oh, grazie! Questa penna d'oro è tua! Good! E ora, una sessione di autografi con l'autrice! Mercoledì, sei grande! Yay! Me lo firmi, Mercoledì? Oh, super! La premiazione è andata alla grande! Imposta le palline di argilla leggera. Prepara una salsiccia. Taglia a pezzi. Oh, carino! Arrotola bene. Un po' di gesso. È ammuffito! Disponi le fette di salame. Il salame con la muffa è un piatto insolito. Il mercato! Ecco anche Enid! Oh, un biscotto! Cosa stai facendo? Scusa! Wow! Me ne vado! Oh, del succo! Posso averne uno, per favore? Puoi cercare del cibo qui? Enid ha trovato un salame ammuffito! Wow! Un ricco visitatore è interessato! Oh, da dove viene quel profumo? Wow, è un piatto raro! Salame costoso con muffa! Ti do tutti i miei soldi per questa prelibatezza! Bye. Guarda la pancia di Mercoledì! Anche Enid! Sono incinte! Wow! Bambola, hai un nuovo ruolo! Disegna dei nuovi occhi! Un sorriso! Ora l'acconciatura! Oh, wow! I colori alla moda daranno al nostro look ancora più luminosità! Distribuisci uniformemente! Avvolgi nella carta stagnola! Cambiamo i vestiti ora! Ora abbiamo una maglia luminosa! Gonna tie-dye! Ottima scelta! Proviamo il nuovo look! Gli stivali con plateau completano il look. Controlliamo il colore. Questo nuovo outfit è perfetto per lei. Mercoledì e Enid hanno deciso di fare una serata cinema. Le ragazze mangiano popcorn e guardano un film. Non ce la faccio più. Metto in pausa? Sì, non mi sento bene. Ho troppo cibo. Oh, sto male. Forse un hamburger? Non parlare di cibo! Beh. Cosa vuoi adesso? Sembra delizioso! Lo voglio! Oh, Enid sta mangiando cibo per cani! Le nostre mamme hanno delle voglie strane! Il mio piccolo lupo mannaro ha bisogno di una dieta speciale! Tutto è pronto per il tè! Questo bollitore ti tornerà utile! Mettilo su un vasetto! Pulsanti che ruotano. È facile preparare un pranzo salutare con questo nuovissimo frullatore. Mercoledì si sta rilassando con un libro. La mia pancia brontola, il mio bambino deve avere fame. Cosa dovrei mangiare? Farò un sano frullato di pomodoro. Oh no! Mercoledì si è dimenticata di mettere il coperchio. Ci sono pomodori ovunque. Ops, non è andata secondo i piani. Cosa sta succedendo qui? Lascia che ti aiuti! Il frullato è pronto! Versalo nei bicchieri! È bello mangiare con gli amici! Yes! Prendi le unghie finte!
Lima i bordi con una lima per unghie. Dipingi le unghie in diversi colori. Mettile in una scatola trasparente. Decora con un'etichetta. Enid sta per preparare un'insalata. Silenzio tesoro, è ora di mangiare. Vediamo cosa abbiamo qui. È sufficiente per un'insalata. Ehi, coltello, qual è il problema? È impossibile tagliare. Enid si è arrabbiata così tanto che i suoi artigli sono cresciuti. Ma potrebbero aiutare. Sì, vanno bene per tagliare le verdure. Enid ha fatto l'insalata. Merenda! Enid, che succede alle tue unghie? Niente di speciale, ho tagliato l'insalata. Con le unghie? Che situazione divertente! Usa una mascherina. Dai da mangiare a Kuromi. Metti insieme le asticelle per fare il paravento. Copri con le mascherine. Unisci con i morsetti. Installa le ruote. Un paravento pieghevole con due metà. I bambini sono in arrivo. Le ragazze hanno scelto le dottoresse perfette. I nostri bambini stanno per nascere. Fammi vedere. Tesoro, sdraiati per favore. Ok. Le amiche si sostengono a vicenda in questo momento importante. È bello che siamo insieme. Ecco, non guardare. Chiudo il paravento. I bambini sono nati. È una bambina. Che carina! Come si fa? Mercoledì, no! Oh, no! Lascia che ti aiuti! Guarda, è semplice! Enid è di grande aiuto! Kinder Joy! Rifacciamo le metà! La farfalla sbatte le ali! Ora abbiamo un posto morbido! I seggiolini auto per bambini ti aiuteranno quando ti muovi! Il giorno delle dimissioni è arrivato! Ecco le vostre bambine! Mercoledì, Enid, il vostro taxi è qui! Si precipitano alla macchina! Ops, i seggiolini auto non entrano! Cosa facciamo? Dobbiamo cercare un'alternativa! Forse delle bici? Moderne ed ecologiche! Ottima idea! Mercoledì ha assicurato il seggiolino per auto! Le mamme tornano a casa! Prendi questi modelli. Taglia le mutandine. Voilà, fatto! Intere pile di pannolini. Ordinali per colore. Edizione limitata in due colori. Una per ogni mamma. Che puzza! Le bambine hanno bisogno di un cambio di pannolino. È ora di farlo. Davvero. È orribile! Niente pannolini! Nemmeno qui! Aspetta, questi sono pannolini ecologici! Possiamo lavarli! Proviamo! Ora aspettiamo! Fatto! Ottimo! Fantastico! Dov'è il mio? Qui è tutto nero! Ops! Ma nessun problema, qualsiasi colore va bene per la mia bambina. Le mamme cullano le loro figlie per farle addormentare. La vita è tutta una questione di compromessi. Strappa un pezzo di carta. Magia di Lalilù. Foglie in una clip. Questo è un quaderno per schizzi. Puoi disegnare qualsiasi cosa qui. La bambina di mercoledì si annoia nel suo letto, a forma di bara. Bambina arcobaleno, preparati! Giochiamo! Dammi il giocattolo! È mio! Mano ha deciso di rallegrare la bambina. Uno sketchbook è un'ottima soluzione. Ha un potere! Dà vita ai disegni! Sta saltando per la stanza! Mano aiuta a sistemare il disegno e aiuta Maisie a calmarsi. Ora entrambe le bambine hanno dei quaderni. È molto più divertente disegnare insieme. Prepariamo i materiali. Le parti sono arrivate in casa da sole.
Il tetto è piastrellato. Lavoriamo i mobili. Cuscinetti morbidi. Sistema i mobili. L'accogliente casa delle bambole assomiglia tanto alla stanza delle nostre ragazze. La figlia di Mercoledì non riesce a dormire mentre la piccola Maisie russa dolcemente. Uffa, non ce la faccio più! È ora di svegliarla! Svegliati! C'è un ragno! Ah, dove? Ti sei svegliata? Guarda queste belle bambole! Le mettiamo in una casa! Certo! Festa di inaugurazione della Casa delle Bambole! Ben arrivate, mettetevi a vostro agio! È vero, questa Casa delle Bambole è una copia esatta della stanza delle bambine! Usa i pezzi di Lego. Scegli le perline. Una piramide è diventata grigia. La seconda è colorata e brillante. Le ragazze stanno giocando nella stanza. Hai ancora paura dei ragni? Perché? Toglimelo di dosso! Lunedì non si fa. Va tutto bene, tesoro. Tieni, prendi le piramidi. Sono divertenti. Devi ordinare tutto per colore. Ma aspetta, cosa? Lunedì raccoglie le perline luccicanti? Ed Enid sta facendo il contrario. Le ragazze vogliono capirsi meglio. Gli opposti si attraggono. Ci avete sorpreso, bambine. Non è mai troppo tardi per aprire il proprio cuore a qualcosa di nuovo. Le lezioni sono in pieno svolgimento a Nevermore. Oggi gli studenti imparano a conoscere gli animali magici. Benvenuti. Oggi studiamo i Magic Mixes. Mopes Alveopus. Wow! Oh, impressionante! Wow, un calderone magico! Immergiamoci la nostra melma con pompon. Aggiungi glitter. Lanugine. Bella piuma. Una bambola. Che begli occhi! Taglia le code. Mancano le orecchie. È spuntata una coda arcobaleno. Cosa c'è dentro? Niente? Per ora. Provvediamo. Prendiamo gli ingredienti. Mescoliamo tutto nel calderone magico. Voilà! Oh, cos'è successo? Un Mixes arcobaleno! Wow! Che carino! Carino? È pericoloso! Oh, è scappato! Oh, cosa hai fatto? Un po' di zucchero lo calmerà. Chiamiamo Emma. Ok. Questa è casa sua. Emma! Hey! Oh, cos'è quel rumore? Oh, siete voi! Ciao, prendo solo il cappello. Dov'è? No. Non c'è! Lalilu, aiuto! Please! Stendi la pelliccia bianca. È tutto pronto. Cuci le metà. Che carino! Un paio di dettagli. Zampe e orecchie. Wow, gli occhi! È un unicorno! Taglia un pezzo di pelliccia arcobaleno per fare la criniera. Emma ha un nuovo cappello. Questo? Il mio cappello, evviva! Possiamo fare una passeggiata! Ragazze, è un cappello da unicorno! Guardate le orecchie! È fantastico! Lo vogliamo anche noi! Tempo di shopping! Yay! Scegli una bambola. Questi capelli sono messi male. Lavala. Oh my! Prendi l'extension. Tonalità perfetta. Disegna gli occhi. Fai il fardo con i pastelli. Ok.
labbra delicate. Mi piace già. Good. Non buttare via il tuo vecchio dolce vita. Alcuni lavori di pennello ed ecco i colori. Disegna le strisce. Che stampa vivace. Ritaglia tutto. Alla macchina da cucire. Enid, prova questo maglione. Wow! Magia ed ecco una nuova stampa. Questa gonna completerà il nostro look. Mettile i calzini. Enid ha un bel look. Amazing! Woo! La mia canzone preferita. Enid, silenzio, non riesco a concentrarmi. Più basse, ottimo! Hey! Ora butto questo telefono dalla finestra. Puoi ballare anche tu? Non essere timida. No, Enid, ti avevo avvertita. Che noia! Mercoledì mi ha rovinato l'umore. Voglio comprare qualcosa di luminoso e colorato. Mercoledì vieni con me. Non credo. Dai, non è lontano da qui. Andiamo. Dai. Ancora un paio di passi. Eccoci. What? Prendi un pezzo di plastica. Perline di legno. Attacca tutto. Accorcia. Delle gambe. Poi le braccia. Au! Qualcuno ha fatto cadere il gelato. Usiamo la palettina. Bello! Il nostro maialino sarà rosa. Una scatola colorata con un paesaggio. Dipingi Peppa Pig. Disegna gli occhi. Un muso. Guance rosse. Ali. Bacchetta magica e una corona. Fata Peppa in edizione limitata. Wow! Oh, sono allergica a tutto ciò che è colorato. Ew. Ciao! Ok. Cosa scegliere? Wow, la fata arcobaleno da collezione di Peppa! La prendo! Ecco qua! Yay! Grazie! Eccoci! Peppa, lo sapevo! Benvenuta, maialina! Strana scelta. Peppa era il mio sogno. Anche meglio di quanto pensassi. Sono allergica agli arcobaleni. Detersivo per i piatti. Quante bolle! Mescola i colori. Prepara il pan di Spagna. Dipingi un arcobaleno. Aggiungi degli schizzi. Separa il dispenser. Trasformalo in un rubinetto di rame. Decora la vasca da bagno con gli unicorni. Versa le palline di Orbeez. Aggiungi l'acqua. Orbeez arcobaleno. I bambini saranno felici. La casa è questa. Chi è? Il tuo ordine, bombe da bagno per bambini. Oh, grazie. È l'ora del bagnetto. Arrivo. Mamma, non so nuotare senza la mia rana. Va bene, te la prendo. La ragazza ha deciso di fare uno scherzo. Sostituisce le bombe da bagno con gli Orbeez. Sembra normale. La mamma è tornata. Mamma, non è la rana, è un gatto. Voglio la rana. Va bene, prima riempio la vasca. Che strane bombe. Va bene, cerco il tuo giocattolo. Metto tutto qui. Un po' d'acqua. Questa, tesoro? Cosa succede qui? Divertente! Orbeez! Almeno abbiamo fatto il bagno. Magia sui bastoncini. Magia dell'arcobaleno. Questa candela sarà utile. Strofina la tavola con la paraffina. Coprila con la pittura nera. Avvolgi la cornice. Una sketchboard arcobaleno. Ottima per prendere appunti. Cos'è questa volta? Voilà, una lavagna arcobaleno. È terribile! Ho dimenticato lo strumento.
Porterò la bellezza. Oh, molto meglio in nero. Perfetto, posso grattare i disegni arcobaleno. Oh, non va bene. Risolviamo. Wow, una tela nuova! Inez disegna il suo ritratto. Hey! Oh, è una lavagna da grattare! Vieni a Lalilu con me! Prossima tappa, laboratorio! Thank you. Prendiamoci cura del nostro pony. Fagli il bagno nella schiuma. Rimodella il corpo. Magia arcobaleno. Quanti fiori! Cospargi di glitter. Grandi ali. Una criniera luminosa. L'unicorno pony arcobaleno è una creazione unica. Oggi studiamo la trasformazione. Chi è il primo? Mercoledì, tu vai al portale. Fantastico, diamo un'occhiata. Interessante. Mercoledì si è trasformata in un ragno. Mercoledì è un ragno, aiuto! Ottimo lavoro, Mercoledì, ritrasformati. È stato divertente. Io sono la prossima. Prego. Emma si trasforma in un pony arcobaleno. Che carino, un unicorno. Ew. Bello. Il pony felice trotterella per la classe. Ottimo lavoro, ritrasformati. È stato fantastico, grazie per la lezione. Cosa abbiamo qui? Svuota i tubetti. Una goccia di colla a caldo. Il fondo è pronto. Mescola il liquido colorato. Riempi. Un kit colorante tie-dye. Metti la tintura negli scomparti. Ci sono delle magliette al mercato delle pulci. Tutti possono diventare dei designer. Inid ha preso un kit tie-dye. Cosa c'è dentro? Wow, un vestito e una maglietta! Cominciamo con la maglia. Ci serve lo spago. Mettiamoci al lavoro. Aspettiamo un po'. Oh, wow! Il risultato ha superato le aspettative. Ma cosa indossi? Una nuova t-shirt. Prova anche tu. Va bene, la provo. Oh, il bianco mi sta bene. Che strano stile. Puoi tingerla? Cosa? Inid coglie l'attimo. Una foto ricordo. Ah, bello scherzo. Prendi un cestino per il pranzo. Gnammi. Adesso è vuoto. Impasta l'argilla leggera. Fai una salsiccia. Stendila. Taglia le strisce. Un paio di orecchie carine. Ora abbiamo un corno luminoso e copelliccia colorata per la criniera. Disegna gli occhi. Aggiungi lucentezza. Copri con lo smalto per unghie. I giocattoli sono conservati all'interno. Chi ha fatto questo casino? Oh, che casino! Sistema, per favore, e ti darò una ricompensa. Ma mamma! Verrò a controllare. Ok, pulirò. Sono chiusa dentro! Dove sei, Vicky? Mamma! Che stanza pulita! Prendi il tuo waffle!